Buonasera e benvenuti ad un altro episodio di Municipio X. Oggi è lunedì 25 novembre e settimana prossima, venerdì prossimo, ci sarà un concerto unico nel suo genere. Unico perché l'artista protagonista, possiamo definirti così? Sì. Protagonista del concerto è qui con noi e ci è venuto a spiegare come mai questo progetto è unico. Sì, il progetto è unico perché nasce nel mondo indipendente, della musica indipendente nel quale io vivo e racconta un percorso che è molto particolare perché io sono artista, musicista genovese, un po' viaggiatore nel mondo e in tutta la mia carriera, almeno da circa 35 anni, ho toccato la figura di Fabrizio De André in maniera diversa, con progetti completamente diversi e che secondo me sono molto interessanti perché raccontano il nostro artista in un modo un po' speciale, da un angolo particolare questo spettacolo parte dal mio incontro con Fabrizio ai tempi in cui producevo il mio primo disco circa 35 anni fa e gli chiedevo se potevo mettere sul disco una versione di Creusa de Ma e parte da questo incontro e poi si snoda fino a tutti i progetti diversi, ai momenti in cui sono andato a trovare i luoghi di De André negli Stati Uniti, la mia visita a Spoon River, la mia visita al fiume Sand Creek, il mio incontro con tanti artisti che hanno lavorato insieme a lui e poi le mie versioni diverse per progetti diversi e poi anche un progetto in particolare in cui qualche anno fa ho cercato di dichiarare Fabrizio De André patrimonio dell'umanità, nel senso che più ho viaggiato al di fuori dell'Italia più mi sono reso conto che purtroppo la figura di Fabrizio De André non è conosciuta come dovrebbe a livello internazionale e da tantissimi anni inserisco sempre un brano di Fabrizio De André nei miei concerti e così qualche anno fa ho coinvolto artisti stranieri in alcune traduzioni del lavoro di Fabrizio De André. È molto interessante, appunto, è stato trovare artisti che si entusiasmassero del suo lavoro e che traducessero in lingue diverse. Da questo progetto sono nate traduzioni fantastiche in inglese e in tedesco del lavoro di Fabrizio e anche di questo si parlerà in questo spettacolo. Allora, spieghiamo innanzitutto ai nostri spettatori chi sei, qual è la tua storia e perché sei qua. Io sono Beppe Gambetta e mi occupo di chitarra acustica da quasi 50 anni, mamma mia. Da quasi 50 anni nasco appunto a Genova e dopo un periodo iniziale in cui ho fatto attività, diciamo, senza spostarmi troppo, intorno ai 25 anni ho iniziato a viaggiare e a approfondire la mia ricerca tramite l'incontro, il mio lavoro tramite l'incontro e questo viene chiamato con termini tecnici dromomania, che è una specie di sindrome che prende l'artista quando riesce a essere se stesso solo tramite il viaggio e questo, la dromomania, specialmente quando uno è giovane, ti prende con forza perché più viaggi più incontri persone incredibili, sei a contatto con culture diverse e tutto ciò chiaramente ha forgiato la mia arte e continua a farlo ancora adesso. In tutti questi anni ho prodotto nel mondo indipendente, ho prodotto 13 CD, 5-6 libri in molti video, anche un materiale didattico, sono stato anche insegnante perché se ami la chitarra acustica
acustica diventi anche in parte un po' insegnante, devi tramandare un po' quello che hai imparato. E quindi non è semplice raccontare la propria vita artistica, riassumerla così in breve, ma comunque il racconto della mia vita è proprio legato al viaggio e attualmente, avendo raggiunto appunto i 64 anni di età, da circa 10 anni vivo negli Stati Uniti, nel New Jersey, però diciamo mantengo i miei rapporti con l'Italia in maniera molto intensa, perché ritorno con progetti diversi. Ho un festival a Genova che si chiama Acoustic Night, che da 20 anni si tiene a maggio nel Teatro della Corte, e una cosa che mi mancava era proprio il ritorno a Milano. Penso sia almeno 12 anni che non suono a Milano, perché eravamo alla ricerca di una sede adatta per un ritorno con un progetto bello, e finalmente abbiamo trovato l'Ecoteatro, che è una sede prestigiosa perché è un teatro grande che ha 500 posti, quindi si possono fare progetti impegnativi, e ho deciso tra i vari spettacoli che produco di portare questo spettacolo su Fabrizio Di André, perché è un terreno comune. Poi su Milano, che è una delle città di Fabrizio Di André, è un terreno su cui ci si può incontrare, e più tutte queste storie legate ai miei incontri, ai lavori che ho fatto su André, sono storie che non sono mai state raccontate esattamente così, e i miei arrangiamenti acustici sono stati creati apposta per portare De André nel mondo con una custodia, una chitarra e una persona. E quindi è uno spettacolo, l'arrangiamento acustico ha questa semplicità, però questa bellezza, perché arriva alla sostanza, no? E con me ci sarà un grande contrabbassista jazz che si chiama Riccardo Barbera, e abbiamo deciso appunto di portare questo spettacolo, che è uno spettacolo che non è solo un concerto, ma è un po' uno spettacolo di teatro musica, perché ha anche naturalmente dei racconti e anche delle belle scenografie disegnate da un artista ligure che si chiama Sergio Bianco. Quindi una sede prestigiosa, perché l'Ecoteatro è stato ospite qui da noi, e nobile, oltre che grande per il numero di posti, nobile l'intento dell'Ecoteatro, ma unica il tuo progetto, perché hai deciso di portare De André in Italia dopo che l'hai portato all'estero, giusto? Sì, è uno spettacolo un po' di ritorno, sia nei racconti che nei contenuti. E, ed effettivamente è visto da un punto di vista lievemente diverso da quello che si è abituati normalmente. Io penso che ci sono dei tributi, è molto lontano da questa idea di tributo di cover all'artista. Si basa tantissimo sull'arrangiamento, sui racconti, su una visione, il racconto di storie inedite, e una visione lievemente diversa che il pubblico non ha ancora sentito, e che sono molto contento di portare a Milano. E ci saranno, oltre alle canzoni di Andrea, anche qualcosa di mio, perché io sono fondamentalmente, nasco come chitarrista, e quindi diciamo in mezzo a tutti questi racconti, a queste musiche di Fabrizio, ci sarà anche un po' della mia musica. E Fabrizio De André ha avuto molte città sì, protagoniste di suoi racconti, li chiamo racconti in modo molto ampio, e anche tu hai avuto molte città, visto che hai viaggiato molto nel corso del tempo. Sì. Quante di queste città avete in comune? Secondo me sicuramente abbiamo in comune l'amore per la natura, perché Fabrizio De André fuggiva a un certo punto dalla
dalla grande città e si è ritirato in campagna proprio per questo, questo suo bisogno di starsene tranquillo e di vivere la natura. E questo è una cosa che abbiamo in comune, perché noi negli Stati Uniti viviamo isolati in mezzo alla campagna, in un bosco dove siamo completamente lontani. Come più o meno faceva Fabrizio. Le città che Fabrizio ha girato, in realtà Fabrizio non è stato un viaggiatore nel mondo, viaggiava più con la conoscenza, perché sono andato a vedere, non ha fatto tantissimi tour all'estero, ha suonato un po' in Germania e in Europa in alcuni casi, ma sono stati momenti molto, molto rari. Quindi dal punto di vista di Fabrizio come viaggiatore, io ho viaggiato molto di più, ho suonato in tutti i continenti, dall'Australia al Nord America, al Sud America, all'Asia, mi manca solo l'Africa. Però Fabrizio De André è stato un viaggiatore non solo nei luoghi, ma anche nel tempo. Lui aveva una conoscenza della geografia e della storia, delle cose che sono accadute, che è stato incredibile, che ha riportato in vita un sacco di momenti del passato importanti. Per esempio, così, se vogliamo elencarli, ha parlato appunto dei genocidio di Sand Creek nel Colorado in America, dove lui non è mai stato, o il genocidio del Libano della canzone Sidun, o ha parlato di Durango, la canzone di Bob Dylan, o in Sinan Kapudan Pasha lui ci porta in luoghi antichi, nella Turchia, dove un genovese fu catturato, divenne schiavo. La storia di Sinan Kapudan Pasha è molto complicata, è la storia di uno schiavo che viene affrancato dopo aver salvato la nave buttandosi sul timone. Quindi la grossa differenza appunto è che Fabrizio lo si rispetta e lo si ama anche per questa sua cultura incredibile, per questa sua conoscenza della storia, queste cose importantissime che lui ci ha fatto conoscere. E tu come l'hai conosciuto? Come l'hai conosciuto, immagino, una sera ad un concerto? Sì, non era, perché ci sono sempre stati i servizi d'ordine ai concerti, non era facilissimo, ma conoscevo bene Giorgio Cordini, il suo chitarrista, per via di cose di chitarra, perché e tramite Giorgio sono stato introdotto nel camerino prima di uno spettacolo, di un grande spettacolo al Teatro Margherita a Genova, e avevo già questa cassettina con la mia versione di Creusa de Ma, e gliel'ho data, abbiamo chiacchierato per un po', c'era anche Mauro Pagani, poi mi ha fatto sapere dopo un po' che gli piaceva molto la mia versione, che la potevo registrare, e la cosa interessante, mi ha detto: però mi raccomando, gli americani sono dei grandi bacchettoni e magari proveranno a censurare le mie parolacce, perché in Creusa de Ma c'è una famosa parolaccia, figge de famiglia o du de bun, che tipo amiale senza ugundun, che vuol dire figlie di buona famiglia, odore di buono, che ci puoi fare all'amore senza il preservativo. E dice: vedrai che in America magari, ed è vero, mi è stato chiesto di togliere questa cosa quando è stata, e io ho detto no, perché l'artista vuole, in effetti Fabrizio De André usò molte, molte parolacce, però non in senso volgare, ma in senso popolare, nel senso lui usava il linguaggio del popolo in certe canzoni, in certi punti, in certi momenti era importante usare una parolaccia, perché era magari un marinaio che parlava e quindi faceva parte della poesia popolare.
com'è dire le parolacce di De André davanti ad un pubblico americano? Cioè, com'è cantare De André, ovviamente? Ma sì, cantare De André di fronte a un pubblico americano è entusiasmante, e non solo americano, ma internazionale, nel senso in genere di qualsiasi nazionalità, perché sì, come ti dicevo, la poesia di Fabrizio De André nel suo parlato, nei suoi testi, è talmente assoluta che tocca il cuore della gente, anche di quelli che non capiscono. E io pensavo, non so, è vero, quando ero un ragazzino che ascoltavo Bob Dylan, non capivo niente di inglese, ma sapevo che questa Blowing in the Wind o tante altre canzoni che ascoltavo dovevano avere una poesia meravigliosa, e la stessa cosa esatta succede con la musica di Fabrizio De André. C'è questa attenzione profonda e questa recepire il suo messaggio anche da parte di chi non capisce assolutamente una parola né di italiano né di genovese, e quindi questa è una prova in più che Fabrizio deve diventare un artista più riconosciuto internazionalmente, secondo me, e secondo me bisogna fare di tutto perché diventi un bene dell'umanità, perché sono convinto che lui non parli solamente a noi come italiani. Lui, non so, se tu pensi al messaggio contro la pena di morte che lui ha dato in tantissime canzoni, questo è proprio diretto agli americani, no? O a tantissime altre nazioni in cui la pena di morte c'è ancora, e così via. Quindi lui ha tantissimo da dire così all'estero, e sono felice che questo piccolo lavoro che ho fatto, siamo riusciti a tradurre La guerra di Piero in tedesco, e mi fa così. Se penso che qualche ragazzo, non so, di Berlino ascolterà questa Guerra di Piero e si innamorerà di Fabrizio, mi rende molto felice, perché è un percorso secondo me importante. E questo progetto, possiamo dire, culmina, ma immagino continuerà dopo venerdì prossimo, in una serata che si terrà, diciamo, un paio di coordinate, il 6 dicembre alle 20.45 all'Eco Teatro in via Fezzan 11. E in questa serata tu proporrai quindi un'intera narrativa su De André, non soltanto le sue canzoni, ma anche una storia che si intreccia evidentemente con la tua. Sì, adesso siamo andati velocemente su tutto, sì, questo è il mio percorso, e questo diventerà invece musica, si tramuterà in musica, ci saranno tantissime canzoni, moltissime di quelle più conosciute, potrà esserci Don Raffaè o La città vecchia, ma anche altre canzoni meno note del suo percorso, e con introduzioni, e si parlerà appunto dei rapporti, per esempio, che Fabrizio De André aveva con le musiche popolari, questa cosa bellissima che lui amava Bob Dylan, però non voleva esprimersi solamente col folk americano, coi ritmi del folk americano, ma ha scritto Bocca di Rosa come Tarantella, per esempio, e ha scritto La città vecchia come Mazurka, e ha scritto anche Gighe, ha scritto un sacco di sue melodie sono state riprendevano schemi di musica popolare italiana, e quindi questo è uno dei temi conduttori dello spettacolo che avremo all'Eco Teatro, perché chiaramente, essendo io artista che suono musica popolare e acustica, questo tema sarà abbastanza centrale, e quindi però, diciamo, il percorso sarà un racconto di tutte le mie avventure legate alla musica di Fabrizio De André in questo mondo della musica indipendente, in tutti questi anni, e partendo dal mio incontro con lui fino agli ultimi progetti che abbiamo fatto. Dopo Milano, cosa pensi di fare? Abbiamo un calendario molto, molto complicato. L'artista folk è l'artista che si muove di più,
per eccellenza, è il viaggiatore per eccellenza, e quindi dopo un po' di date, anche una in Sardegna, un po' di date in Italia, ci risposteremo negli Stati Uniti. Dopo la prima data nel New Jersey facciamo 5-6 date in California, e poi saremo a New Orleans, dove c'è alla fine di gennaio ci sarà una conferenza internazionale di musica, di musicisti acustici folk, è un po' il punto di incontro di tutta la comunità, e quindi quello sarà un luogo d'incontro. Se chi vuole dare un'occhiata, Folk Alliance si chiama, a New Orleans, e lì sarò tra gli artisti che si esibiranno. E poi insomma si continua prima negli Stati Uniti, un po' in Canada, e poi fino all'Acoustic Night dell'anno prossimo, che è questo grosso spettacolo che abbiamo a maggio a Genova, al Teatro della Corte, e che raggiungerà il 20° anno di età. E quindi insomma siamo al lavoro anche su quello. Sto registrando, scomponendo nuove canzoni, nuove melodie. E interessante, in questo mondo l'artista deve continuare a comporre, è difficile fermarsi e proporre cose vecchie, cose del proprio repertorio solamente del passato, e quindi questo ti porta a continuamente a comporre cose nuove, a raccontare storie nuove, e quindi anche quello è un altro progetto. Quindi in realtà il viaggio non termina mai. No, non termina mai, anche perché gli artisti folk non hanno la pensione, e quindi non avendo la possibilità di andare in pensione bisogna continuare a suonare finché le dita riescono a muoversi. Ma ho trovato una pillola meravigliosa che mantiene le dita giovani. No, sto scherzando, ma è vero, una componente di condroitina che e quindi conto di non fermarmi ancora per molti anni. Quindi consigliamo la condroitina a tutti gli artisti folk. Sì, ma gli artisti, guarda, se vuoi ti dico come si chiama. Si chiama Eggshell Membrane, una condroitina presa dalla membrana dell'uovo. È una cosa strana, ma pensavo, tutti i supplementi, uno dice chissà che schifezza, no, non servono a niente, invece le dita volano sulla tastiera. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Io... rinnovo l'invito ai nostri spettatori per la serata di 6 dicembre in via Fezzan 11 all'Ecoteatro, dove ci sarà questa unica serata? Sì, è uno spettacolo unico, e la prevendita è già aperta, e diciamo che un terzo del teatro è già andato, quindi sta andando molto bene, e la prevendita è anche online per chi volesse prendere i biglietti online. E insomma, ho talmente tanti amici, ex allievi e persone care che conosco a Milano che ci tengo veramente a questo ritorno, perché è un qualcosa che aspettavamo da tantissimo tempo, e quindi spero di incontrare tantissimi amici all'Eco Teatro venerdì prossimo. Allora speriamo che i nostri spettatori ti vedano il 6 dicembre all'Eco Teatro. Per questa puntata di Municipio X è tutto, noi ci vediamo alla prossima puntata, dovrebbe essere mercoledì alle 19. Ciao a tutti.